Il titolo della mia presentazione è Persone transgender e persone di genere non conforme, definizioni, concetti chiave, modelli a confronto e raccomandazioni. In questa mia presentazione parlerò delle persone che si identificano come transgender o di genere non conforme e userò l'acronimo TGNC per riferirmi a queste persone, dove T sta per transgender e GNC sta per persone di genere non conforme. Ho suddiviso la mia presentazione in quattro parti. Partirò da alcune definizioni chiave che cercherò di approfondire il più possibile per coglierne le diverse sfumature, che sono in realtà importantissime per il lavoro che i diversi professionisti della salute, soprattutto i professionisti della salute mentale, svolgono con questa popolazione. Passerò poi a parlare di due modelli. Da una parte il modello medico-psichiatrico di transizione basato sulla diagnosi di disforia di genere, e dall'altra il modello di affermazione di genere definito modello del consenso informato. Infine parlerò di alcuni documenti, linee guida e raccomandazioni per una pratica affermativa con persone che appartengono a minoranze sessuali. Partendo da alcune definizioni chiave, va detto che queste definizioni sono importanti ed utili al fine di inquadrare l'argomento e sviluppare un linguaggio comune nel parlare di minoranze sessuali, ma va anche precisato che nella realtà questi concetti sono molto più sfumati, e meno definibili, di quanto si pensi. Inoltre, il fatto che questi termini vengano costantemente aggiornati o cambiati o addirittura cancellati complica ulteriormente le cose. Per cui le definizioni che fornirò di seguito non vogliono assolutamente essere definitive o universali, ma vogliono semplicemente offrire perlomeno un quadro generale che ci permette di dialogare e discutere su questi argomenti. Nella pratica clinica quotidiana con pazienti, clienti, studenti e così via, è sempre bene chiedere loro quali termini usino per definire se stessi, cosa intendano con questi termini e quali pronomi e nomi preferiscano usare senza dare per scontato, senza dare queste cose per scontato, e cadere in ciò che nella letteratura, viene definito come microaggressioni. In altre parole, è sempre bene utilizzare il vocabolario dei nostri pazienti ed imparare le loro definizioni invece di imporre le nostre. Ovvero, si tratta di evitare un linguaggio eterocentrico ed eteronormativo, ossia un linguaggio che si applica bene al mondo eterosessuale, ma non al mondo LGBT. Così come per ogni minoranza, qualsiasi essa sia, non si può pensare di utilizzare, riciclare il linguaggio della maggioranza per una minoranza senza perderne le differenze e sfumature fondamentali per capire questa minoranza stessa. Passo allora a parlare, ad introdurre alcune definizioni e concetti chiave, per parlare di questa, popolazione. Parto, dal definire, questi due concetti, da una parte sesso, dall'altro, identità, di genere. Il sesso biologico di appartenenza è determinato dalle caratteristiche genetiche, ormonali ed anatomiche, per esempio cromosomi sessuali, gonadi, organi riproduttivi interni e genitali esterni, che definiscono l'appartenenza al sesso maschile, femminile o ad una condizione definita come intersessuale. Invece l'identità di genere si riferisce all'esperienza interiore di una persona, ovvero come un individuo si sente, sentirsi uomo, sentirsi donna o sentirsi qualcos'altro. L'identità di genere può allinearsi o meno con il sesso biologico attribuito ad una persona alla nascita. Poiché rappresenta un'esperienza identitaria personale, ovvero intrinseca all'individuo, l'identità di genere di un individuo non è necessariamente visibile dall'esterno, ed in quanto tale questo costrutto può essere definito solo dal suddetto individuo.
Transgender è un termine generico usato per descrivere diverse categorie di persone che mettono in discussione l'idea che il sesso biologico assegnato ad un individuo alla nascita sia sempre in relazione lineare e causale con quella che sarà la loro identità di genere ed orientamento sessuale. Il termine transgender racchiude una moltitudine di identità che va ben oltre una visione binaria dell'identità di genere basata sulla dicotomia uomo-donna o maschile-femminile. La definizione fornita di recente dall'APA stessa è la seguente: transgender è un aggettivo ed un termine generico usato per descrivere l'intera gamma di persone la cui identità di genere o ruolo di genere non è conforme a ciò che è tipicamente associato al sesso assegnato loro alla nascita. Fondamentalmente, questo è un gruppo di persone la cui esperienza interiore e soggettiva del loro genere non si allinea con il sesso biologico assegnato loro alla nascita. Solitamente la comunità transgender preferisce il termine transgender rispetto al termine transessuale. Questo perché il termine transessuale enfatizza il concetto di sesso biologico rispetto all'esperienza psicologica di genere. Quindi, quando si usa il termine transessuale, l'accento viene messo sull'aspetto anatomico, fisico, biologico, rispetto agli aspetti più emotivi, affettivi e psicologici che il termine transgender riesce invece a cogliere. Inoltre, il termine transessuale si riferisce solitamente a persone che hanno ricevuto trattamenti ormonali e o chirurgici per modificare il loro corpo ed allinearlo al sesso opposto. Questo termine lascerebbe fuori quindi persone transgender che non si sottopongono a tali trattamenti, ma si sentono, si identificano comunque come transgender. A questo punto vorrei fare due importanti precisazioni. La prima, esistono diversi scenari di transizione. Pur essendo vero che alcuni individui desiderano fare questa transizione con interventi medici attraverso l'uso di ormoni e/o interventi chirurgici definiti interventi affermativi confermativi del loro genere, è importante sottolineare che non tutti gli individui transgender desiderano sottoporsi a tali procedure. Esistono infatti diversi possibili scenari legati alle scelte personali delle persone. Per esempio, alcune persone si sottopongono a terapie ormonali ed interventi chirurgici, altre solo a terapie ormonali, altre decidono di non sottoporsi a nessuna terapia e modificano semplicemente alcuni aspetti esteriori, come per esempio l'abbigliamento, il trucco o l'acconciatura. Inoltre, le scelte di genere non sono sempre ri riducibili a scelte di identità di genere binarie. Ciò significa che non tutti gli individui transgender desiderano sempre fare transizione come maschi o come femmine. Infatti, non tutte queste persone sposano un'identità binaria di genere, ovvero maschio o femmina. Come ben espresso in una delle recenti definizioni dell'APA stessa, va infatti precisato che sebbene il termine transgender sia comunemente accettato, non tutte le persone transgender e di genere non conforme si identificano come transgender. Di conseguenza, non esistendo una popolazione transgender intesa come un insieme uniforme di persone, accomunate dalla stessa identità di genere, ma molte popolazioni transgender, la ricerca non può concentrarsi esclusivamente, come è avvenuto per molto tempo, su individui che si identificano come donne transgender, cioè individui a cui è stato assegnato il sesso maschile alla nascita, ma si identificheranno poi come donne, e come uomini transgender, cioè individui a cui è stato assegnato il sesso maschile femminile alla nascita, ma che si identificheranno come uomini. Tutto questo per dire che esistono diverse possibili identificazioni di genere. Ho messo su questa slide alcuni esempi. Ad esempio, alcuni individui si identificano come genderqueer, il che significa che potrebbero identificarsi come maschi o come femmine, nessuno dei due o da qualche parte nel mezzo. Altri esempi di possibili identificazioni non binarie sono gender non conforming, bigenere, genere neutro, terzo genere, poligenere e genere fluido.
Cosa si intende con i termini genere non binario e genere non conforme? Questa varianza nel modo in cui le persone percepiscono ed esprimono il loro genere è alla base di un altro termine spesso usato nel lavoro con le persone TGNC, ovvero il termine genere non binario. Questo è un altro termine generico usato per descrivere persone per le quali le etichette uomo-donna non sono accurate o sono insufficienti nel caratterizzare le loro identità di genere. Ciò significa che mentre alcune di queste persone si definiscono in relazione ai concetti di maschio uomo e femmina donna e possono decidere di identificarsi come uomini o donne TGNC, altre preferiscono definirsi al di fuori del sistema binario di genere. Di conseguenza, all'interno di questo termine generico esistono molte altre identità, etichette e descrittori di genere specifici. Per esempio, sotto il termine generico GNC, genere non conforme, alcune persone si identificano come genere non conforme. Il termine GNC viene usato per descrivere persone che sentono che la loro identità di genere non è completamente allineata con il sesso assegnato loro alla nascita. È anche spesso usato per descrivere alcuni bambini che mostrano un aspetto esteriore o comportamenti che sembrano rompere, piegare o deviare dagli stereotipi sui ruoli di genere e generalmente attesi da bambini, bambine o ragazzi e ragazze. Alcuni di questi bambini, ma non tutti, potrebbero identificarsi una volta adolescenti o adulti come persone TGNC. Concludendo questa prima parte, la conoscenza e comprensione di tali definizioni è fondamentale al fine di praticare in modo affermativo e validante con la popolazione TGNC. Pensare infatti in modo stereotipato ed eteronormativo o eterocentrico che tutte le persone TGNC desiderano tutte ricevere trattamenti ormonali o chirurgici, o che tutte le persone TGNC abbiano l'obiettivo di passare per persone del sesso opposto e così via, significa pensare in modo riduzionista e binario. Di conseguenza, questo modo di pensare, che poi si trasforma in un modo di praticare, ovviamente, non porta alla vera comprensione ed accettazione di queste minoranze sessuali. Il risultato finale è che una pratica basata su questi stereotipi non può essere definita come affermativa e validante. In realtà è importante distinguere i due tipi di servizi che gli individui transgender e di genere non conforme possono richiedere ai professionisti della salute. Alcune persone TGNC devono sottoporsi a un processo di valutazione finalizzato all'ottenimento di modifiche fisiche come trattamenti ormonali e procedure chirurgiche definite procedure affermative del genere. Secondo gli attuali standard di cura, il processo di valutazione è comunque necessario in quanto per legge viene chiesto ai professionisti della salute mentale di scrivere una relazione al giudice cui è stata istruita la causa per l'uso del farmaco. Qualora cambiasse, sarà sufficiente scrivere allo specialista, per esempio endocrinologo o chirurgo, raccomandando il paziente per la procedura indicata. Il secondo tipo di servizi. Oltre ai servizi relativi alla transizione, i pazienti TGNC possono anche richiedere una gamma completa di servizi psicologici o psichiatri, ad esempio trattamento dell'umore, ansia, disturbi da uso di sostanze e così via. Questi servizi possono comprendere anche percorsi di esplorazione del genere e orientamento sessuale. Basti pensare ai pazienti questioning. A tal proposito, è fondamentale che i professionisti della salute accompagnino il paziente attraverso questa esplorazione senza imporre le proprie opinioni. In entrambi i casi, il professionista è chiamato a fornire servizi di valutazione e deve possedere un elevato livello di competenza in aree specifiche quali un livello avanzato di comprensione dell'identità di genere, dell'espressione di genere, delle diverse declinazioni attraverso le quali gli individui potrebbero rappresentare la loro varianza di genere e delle opzioni di transizione a loro disposizione.
Passo ora a parlare della seconda parte della mia presentazione, ovvero del modello psichiatrico di transizione basato sulla diagnosi di disforia di genere. L'obiettivo è quello di cominciare a comprendere le differenze tra questo modello di transizione ed altri modelli utilizzati in alcune parti del mondo che non si fondano sulla diagnosi di disforia di genere. Questi diversi modelli hanno diverse filosofie di fondo e ragioni di esistere. Questi modelli, inoltre, portano a diverse modalità di intervento e sono ricevuti ovviamente in modo diverso dalla popolazione TGNC stessa, in quanto più o meno stigmatizzanti e patologizzanti. Vedremo infatti come vi siano diverse narrazioni sottostanti a questi modelli, a modelli medico-psichiatrici basati sulla disforia di genere e dall'altra parte i modelli basati sul consenso informato, che si basano invece sul concetto di incongruenza di genere come descritta nel nuovo ICD 11. Eccoci. Attualmente, per accedere ai servizi di transizione di genere, le persone transgender devono spesso prima soddisfare i criteri per la diagnosi di disforia di genere, come indicato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione, DSM-5. Per soddisfare i criteri per la diagnosi, una persona deve avere una marcata incongruenza tra il genere esperito e il sesso assegnato alla nascita per almeno 6 mesi di durata. Tale diagnosi ricopre un ruolo importantissimo, ma anche dibattutissimo, nella comunità transgender e nella comunità scientifica. Infatti, in molte parti del mondo si usa tale diagnosi per giustificare la necessità per le persone transgender di sottoporsi ad interventi chirurgici o terapie ormonali al fine di sentirsi meglio e non soddisfare più i criteri di tale diagnosi. In tal modo, questo modello enfatizza una narrazione personale nelle persone TGNC fondata sull'angoscia e sul malessere, piuttosto che una narrazione fondata sull'affermazione e o conferma di sé. Fondamentalmente, ricevere questa diagnosi rappresenta l'unico canale di accesso alla transizione coperto dalle assicurazioni sanitarie o dal sistema sanitario nazionale. Va detto che questo modello, il modello psichiatrico di transizione basato sulla diagnosi di disforia di genere, è il modello utilizzato, come dicevo, in molte parti del mondo, compresa l'Italia. A questo punto, ancora una volta, vorrei fare due precisazioni. La prima, spiegherò, in seguito i pro e i contro di questa diagnosi. Per ora voglio solo sottolineare che soltanto alcune tra le persone che presentano una identità di genere non conforme presentano disforia di genere nella loro vita. Quindi non è vero che tutte le persone transgender presentano sintomi di disforia di genere. Inoltre, ricevere trattamenti di tipo ormonale e o chirurgico non è assolutamente l'unico modo per alleviare questi sintomi qualora siano presenti. Queste cure sono individuali e ciò che può alleviare le sofferenze di una persona può essere diverso da ciò che è utile per un'altra. L'uso di questo modello di accesso ai servizi di transizione di genere è stato ampiamente criticato come un modello di gatekeeping, ovvero filtro, ostacolo, blocco, in cui il potere appartiene ai professionisti della salute mentale che hanno il compito di prendere decisioni terapeutiche per conto delle persone transgender, spesso basate su ipotesi sul genere che non si applicano sempre all'esperienza vissuta dalle persone transgender. Nel modello medico-psichiatrico, il ruolo del professionista della salute mentale è valutare e diagnosticare individui transgender, TGNC in generale, con disforia di genere e garantire che la disforia di genere non sia meglio spiegata da altre diagnosi. Questo fondamentalmente è il concetto di assenza di comorbidità.
Come conseguenza, le persone transgender che ricevono assistenza secondo questo modello spesso riferiscono di sentirsi obbligati a vedere un professionista della salute mentale e di considerare tale necessità come un processo patologizzante e stigmatizzante. Ovviamente vi sono molteplici sfumature che devono essere considerate in tali valutazioni ed è utile considerare i vantaggi e gli svantaggi di tale processo. Partendo dai vantaggi, poiché la diagnosi di disforia di genere gioca un ruolo così importante nella raccomandazione per interventi ormonali e chirurgici da parte dei professionisti della salute mentale, una logica per l'inclusione di questa diagnosi nel DSM è garantire l'accesso alle cure per le persone transgender che cercano servizi di cure mediche, che possono includere consulenza, ormoni sessuali, interventi chirurgici e transizione sociale legale alla, categoria di genere desiderata. Inoltre, i sostenitori del mantenimento della disforia di genere come diagnosi di salute mentale affermano che è necessaria una diagnosi per guidare le decisioni terapeutiche e i protocolli di ricerca. Infine, i sostenitori della diagnosi suggeriscono che è necessario, quando si cerca un rimborso da parte delle compagnie assicurative, avere una diagnosi che giustifichi, gli interventi medici. Tuttavia, basarsi su una diagnosi di salute, mentale per garantire l'accesso ai servizi medici è stato oggetto di molte controversie tra professionisti, ricercatori e individui transgender stessi. Questa critica comprende alcuni punti di discussione che vado qui a descrivere. Il primo. Diverse ricerche hanno evidenziato come la causa del disagio interno che le persone transgender hanno non è necessariamente risultato di una patologia individuale, come suggerito dai criteri diagnostici, ma è risultato della non accettazione della società e della discriminazione nei confronti della comunità transgender. Questo fondamentalmente è il concetto, di minority stress, sviluppato da Mayer. Il modello diagnostico sottovaluta la possibilità che coloro che soffrono di disagio in importanti aree di funzionamento, possono farlo non a causa di un danno psicologico di base, ma a causa della risposta della società a una espressione considerata non normale del loro genere. Infatti, molte persone TGNC subiscono discriminazioni che vanno da lievi a gravi nella ricerca di casa, nel mondo della sanità, in ambito lavorativo, a scuola, nell'assistenza pubblica e altri servizi sociali. Come ben evidenziato da Mayer nel suo Minority Stress Model, fattori quali pregiudizio, discriminazione, aspettativa di rifiuto, bisogno di nascondersi, stigma, vergogna, omofobia e transfobia, esterna o internalizzata, avrebbero un impatto dannoso sulla psicologia delle persone LGBT. Detto in sintesi, non è l'essere trans a generare questi sintomi, quali ansia e depressione, ma l'atteggiamento ostile della società eterosessista nei confronti della comunità LGBT sarebbe la causa principale di tali problematiche. In secondo luogo, il modello diagnostico, oltre a radicare l'esperienza transgender in una narrativa di angoscia individuale e personale, rafforza nel contempo il sistema binario di genere. In base a questo modello, la disforia di genere può e deve essere alleviata stabilendo la congruenza tra genere, sesso e ruolo di genere. Tuttavia, ci sono prove che suggeriscono che l'identità del transgender non sia necessariamente se stessa una causa di angoscia, ma sia invece una preziosa esperienza di vita tra gli individui transgender che vedono l'essere transgender come un modo di vivere ed una vera e propria identità. Infatti, alcuni individui transgender, anche dopo aver cambiato il proprio corpo attraverso interventi medici come ormoni e interventi chirurgici, possono abbracciare e celebrare la loro identità di genere, la loro identità transgender. In questo caso, il risultato desiderato della transizione non è necessariamente quello di diventare di un genere diverso, ma è un processo più intenzionale di costruzione di un sé che può essere visibilmente queer,
è riconosciuto come tale da altri nella comunità transgender e queer. A causa della dipendenza dai criteri diagnostici, coloro che non segnalano una componente di sofferenza rispetto alle loro identità possono essere considerati inappropriati per ricevere servizi medici. Un effetto collaterale importante di tale modello è rappresentato dal fatto che gli individui transgender possono abbracciare e massimizzare la narrativa di pericolo al fine di minimizzare le barriere al trattamento. Come conseguenza, le persone transgender spesso istruiranno se stesse sugli standard e sui requisiti previsti dal modello diagnostico molto prima di entrare in contatto con un professionista della salute mentale o medica, e entreranno nel regno, dell'assistenza sanitaria pronti a dire cosa ci si aspetta da loro per ottenere la lettera alla relazione del professionista che concede l'accesso ai servizi sanitari ed il conseguente rimborso finanziario. Infine, questo modello sembrerebbe perpetuare forme di normatività per quanto riguarda l'assistenza clinica delle persone transgender, cercando di imporre una visione specifica della vita delle persone transgender che può essere definita transnormativa. Il termine transnormatività si riferisce alle narrazioni dominanti che determinano ciò che significa essere transgender, enfatizzando un insieme particolare e ristretto di cliché a cui ci si aspetta che tutte le persone transgender aderiscano. Questa è la bibliografia che ho utilizzato per questa mia presentazione. La faccio vedere qui nel caso in cui qualcuno sia interessato e poi può ricevere copia delle mie slide. Passo ora a parlare del modello di transizione basato sul consenso informato. Un'alternativa al modello diagnostico per la salute transgender e di genere, per persone di genere non conforme è il modello del consenso informato, che consente alle persone transgender e di genere non conforme di accedere a trattamenti ormonali e interventi chirurgici senza sottoporsi ad una valutazione della loro salute mentale o di ottenere un invio da parte di uno specialista in salute mentale. In questo modulo spiegherò i principi fondamentali che sono alla base di questo modello, i vantaggi e gli svantaggi ed alcune ricerche che hanno cercato di meglio comprendere l'efficacia dell'utilizzo di questo modello rispetto al modello alternativo, che è quello che ho spiegato in precedenza, ossia il modello medico-psichiatrico basato sulla diagnosi di disforia di genere. Va detto che questo modello, il modello del consenso informato, è un modello recente, emergente. Si cominciano a vedere molte ricerche, ma forse non sono ancora sufficienti. Viene utilizzato molto meno, per esempio, viene utilizzato soltanto in alcune parti degli Stati Uniti, sicuramente in California e sicuramente a San Francisco. Come dicevo, il modello del consenso informato consente alle persone transgender e di genere non conforme di accedere a trattamenti ormonali e interventi chirurgici senza sottoporsi ad una valutazione della loro salute mentale o di ottenere un invio da parte di uno specialista in salute mentale. Questo approccio all'assistenza sanitaria transgender promuove una deviazione dall'uso della diagnosi di disforia di genere come prerequisito per accedere ai servizi di transizione e tenta di influenzare il modo in cui le persone transgender e di genere non conforme vivono e accedono all'assistenza sanitaria, rimuovendo il requisito della valutazione e della diagnosi psichiatrica, ossia rimuovendo il ruolo di gatekeeping. In questo modello, il ruolo dell'operatore sanitario, che può essere un medico di base, assistente sociale, endocrinologo, psicologo, chirurgo, in generale mi riferisco a personale formato su questa specifica tematica, il ruolo è appunto quello di fornire ai pazienti transgender e di genere non conforme informazioni su rischi,
effetti collaterali, benefici e possibili conseguenze delle cure di conferma del genere e ottenere il consenso informato del paziente. Riassumendo, secondo il modello di consenso informato, un individuo che è transgender o di genere non conforme non dovrebbe provare disagio rispetto alla propria identità per ottenere l'accesso ai servizi sanitari desiderati, ma deve invece possedere la capacità cognitiva di prendere una decisione informata in merito all'assistenza sanitaria. In tal modo, la narrazione che ruota intorno alle persone transgender si sposta da una narrativa basata sull'angoscia ad una narrazione centrata sull'affermazione di sé. Nella pratica, nel modello di consenso informato, un cliente transgender deve partecipare a uno o più appuntamenti con un consulente o un fornitore di servizi medici formato su questo su questa tematica specifica, per descrivere, per discutere gli aspetti sociali, finanziari, occupazionali e familiari e le conseguenze della ricezione dei servizi di transizione medica. L'accesso ai servizi è concesso principalmente in base alla capacità di acconsentire all'assistenza, non al fatto che i clienti soddisfino o meno i criteri per la diagnosi, psichiatrica. Relativi a questo modello, ci sono alcuni miti da sfatare. Va sottolineato in primo luogo che il consenso informato non è ormoni su richiesta, che non darebbe spazio alla competenza e al giudizio del medico curante, piuttosto facilita la determinazione collaborativa del paziente e del medico, del miglior trattamento disponibile. Né il modello di consenso informato preclude la possibilità di accedere, a trattamenti psichiatrici e psicologici quando ritenuto benefico per il paziente o nella situazione relativamente rara in cui lo stato psicologico di un paziente è tale da compromettere la capacità di consenso informato. Infatti, i pazienti possono beneficiare di un tale supporto mentre navigano i cambiamenti fisici, mentali e psicosociali dei processi di affermazione di genere. Concludo la descrizione di questo modello andando a evidenziare alcuni limiti, alcuni nodi critici che ruotano intorno a questo modello. Sebbene il modello basato sul consenso informato sia stato a tutt'oggi accolto da un numero crescente di strutture sanitarie e singoli professionisti, che servono la comunità transgender e di genere non conforme, trattandosi di un modello di recente introduzione, vi sono ricerche ancora limitate inerenti l'efficacia del ricevere le cure secondo questo modello e che esplorino gli esiti per i clienti che ricevono servizi sanitari transgender in assenza di una valutazione approfondita della loro salute mentale o di un invio da parte del professionista della salute mentale. Alcuni punti critici sono: chi sono questi consulenti della salute, chi li forma e come vengono formati, quali sono le implicazioni legali dell'adozione di tale modello, ed infine, come si possono giustificare le implicazioni finanziarie di fronte al sistema sanitario nazionale? In conclusione, si può ancora desiderare di cambiare in assenza di odio per se stessi e si può ancora celebrare se stessi, ma allo stesso tempo richiedere l'accesso ai servizi. Passo ora a parlare di alcuni documenti, linee guida e raccomandazioni molto molto utili da seguire, nel momento in cui ci si trova a lavorare con questa popolazione. Al fine di praticare in maniera affermativa con la popolazione TGNC, è bene che i professionisti della salute siano anche a conoscenza dei principali documenti e linee guida attualmente esistenti sul tema. Questi documenti e linee guida guidano appunto, hanno l'obiettivo di aiutare i professionisti della salute a fornire trattamenti competenti ed efficaci, verso queste popolazioni. Queste informazioni sono costantemente rivedute ed aggiornate e sono riconosciute a livello internazionale, poiché basate su ricerche empiriche, evidence-based, i cui risultati sono ampiamente accettati nella comunità scientifica esperta in questo
in questo settore. Eccoci. Il primo, standard di cura per la salute delle persone transessuali, transgender e di genere non conforme. Uno dei principali documenti che guidano l'assistenza sanitaria affermativa rivolta alle persone TGNC è lo standard di cura per la salute delle persone transessuali, transgender e di genere non conforme. Questo documento è stato pubblicato per la prima volta dalla World Professional Association for Transgender Health. Negli anni tale documento è stato rivisto ed aggiornato costantemente ed è ora l'ottava edizione. L'ottava edizione è proprio uscita a gennaio di quest'anno. Ciò che è interessante rispetto a questo documento è che è il frutto del lavoro di diverse parti. Solitamente questo è un gruppo multidisciplinare formato da clinici, ricercatori e parti interessate, incluse le persone transgender. L'obiettivo generale degli standard di cura elencati e descritti in questo documento è quello di fornire una guida agli operatori sanitari per assistere le persone transgender e di genere non conforme durante il loro percorso volto ad affermare se stessi. Più nello specifico, gli standard sono finalizzati ad aiutare i pazienti nel raggiungimento del massimo livello di benessere psicologico, nonché di un senso di comfort e autorealizzazione duraturo. Infine, queste linee guida sono volte a garantire che i diversi trattamenti, ai quali i pazienti TGNC potrebbero decidere di sottoporsi siano efficaci, sicuri e scientificamente provati. Questa tipologia di assistenza può includere cure primarie, cure ginecologiche e urologiche, opzioni riproduttive, terapia vocale, servizi di salute mentale e trattamenti ormonali o chirurgici. Questo documento è facilissimo da rintracciare su internet, è un documento scaricabile in versione PDF sotto il WPATH website, ovvero sotto il sito internet della World Professional Association for Transgender Health. Un altro documento, linee guida APA per la pratica psicologica con minoranze sessuali. Anche l'American Psychological Association ha pubblicato negli anni diversi documenti con simili obiettivi. Il documento più recente è stato di recente pubblicato, questo è il 2021, ed è titolato Linee guida APA per la pratica psicologica con minoranze sessuali. Queste linee guida sono volte ad assistere gli operatori della salute mentale, soprattutto psicologi, psichiatri, counselors e assistenti sociali, nel loro lavoro con minoranze sessuali. E si basano sui progressi scientifici nel campo della pratica psicologica affermativa con tale popolazione. Questo documento contiene 16 linee guida per la pratica psicologica con minoranze sessuali, che sono organizzate in 5 sezioni tematiche: conoscenze fondamentali e consapevolezza, impatto dello stigma, della discriminazione e del minority stress, relazioni sociali e familiari, questioni relative all'istruzione e alla formazione professionale ed infine istruzione, formazione e ricerca professionale. Fondamentalmente questo documento si focalizza moltissimo sull'importanza della formazione degli operatori, dei professionisti che lavorano con questa popolazione, soprattutto tenendo conto di tutte le ricerche che vanno ad evidenziare sempre lo stesso punto, ovvero che i professionisti della salute, non solo i professionisti della salute mentale, mancano di questa competenza specifica quando si tratta di lavorare con questa popolazione. Un altro documento, ancora una volta APA, ma questa volta meno recente, questo è del 2015, sono le linee guida APA per la pratica psicologica con persone transgender e di genere non conforme. Una specifica task force formata dall'APA e costituita da diversi ricercatori, clinici e parti interessate ha sviluppato linee guida per assistere gli operatori della salute mentale
nella fornitura di pratiche psicologiche culturalmente competenti, adeguate allo stadio di sviluppo e bisogni specifici di questi pazienti e riconosciute come trans affermative. Queste linee guida hanno lo scopo di aiutare gli psicologi a massimizzare l'efficacia dei servizi offerti a questa popolazione ed evitare danni durante il loro lavoro con le persone TGNC e le loro famiglie. Questi danni possono essere evitati attraverso una pratica transaffermativa, ovvero attraverso la fornitura di trattamenti rispettosi, consapevoli e competenti verso le diverse identità ed esperienze di vita delle persone TGNC. Anche questo documento contiene 16 linee guida che sono organizzate in 5 gruppi: conoscenza e consapevolezza fondamentali, stigma, discriminazione e barriere alla cura, ciclo di vita, valutazione, terapia ed intervento, ed infine ricerca, istruzione e formazione. Poi c'è il codice etico dell'APA, dove è possibile trovare elementi essenziali nel lavorare in modo competente con persone TGNC. Infatti, nel codice etico dell'APA è possibile trovare raccomandazioni utili ad evitare di causare danni intenzionali o non intenzionali nella pratica con questa popolazione. È stato provato, infatti, che i pazienti che appartengono a minoranze sessuali ricorrono a diverse forme di aiuto psicologico, compresa la psicoterapia, a tassi più elevati rispetto alla popolazione eterosessuale. Per tale motivo, questi stessi pazienti sono esposti ad un rischio più elevato di ricevere terapie dannose o inefficaci, non solo in quanto gruppo vulnerabile, ma anche come utilizzatori frequenti. Da competenza dei professionisti della salute nel lavorare con i pazienti TGNC include una specifica combinazione di abilità che ogni professionista dovrebbe possedere per evitare di causare danni, a questa popolazione. Questa ampia gamma di competenze può essere sviluppata attraverso formazione, supervisione e consultazione. Per esempio, praticare in maniera competente ed evitare danni significa riconoscere che l'identità di genere potrebbe non essere la preoccupazione principale per cui i pazienti TGNC ricercano aiuto. Inoltre, i professionisti della salute sono chiamati a lavorare su se stessi. A lavorare su se stessi al fine di superare i loro costrutti binari di genere, comprendere la posizione dei loro pazienti lungo lo spettro dell'identità di genere, essere consapevoli che le persone TGNC presentano un'intersezione unica di identità multiple ed al fine di essere consapevoli del fatto che la transizione medica non è l'unico risultato possibile o desiderato nel viaggio che le persone TGNC affrontano verso l'affermazione di sé. Concludendo questa parte della mia presentazione, sottolineo che questi sono solo alcuni dei molti, molti documenti esistenti che descrivono standards, linee guida e raccomandazioni per una pratica affermativa e validante con persone appartenenti a minoranze, sessuali. Ho messo qui i links, dei documenti che ho descritto nel caso in cui vi siano persone che vogliono utilizzarli nella loro pratica. Pur presentando molte differenze, alcuni punti che si ritrovano in molti di questi documenti sono legati alla necessità del professionista di formarsi e richiedere supervisioni e consultazioni al fine di evitare di creare non intenzionalmente danni a questa popolazione che è già frequentemente patologizzata e target di stigma e aggressioni a vario titolo. Un altro punto in comune importante è che tutti questi documenti invitano i professionisti a rivisitare le proprie idee relative ai concetti di genere ed espressione di genere al fine di evitare di imporre le proprie visioni, e commettere errori. Ok.
Vado ora a concludere presentando l'ultima parte, l'ultimo modulo della mia presentazione e andrò a descrivere alcune raccomandazioni molto utili nel momento in cui il professionista della salute si trova a lavorare a vario titolo con queste popolazioni, ovvero le popolazioni transgender e di genere non conforme. Sottolineo che esistono tantissime raccomandazioni, tantissime linee guida, ho appena dato almeno quattro esempi nella parte precedente di questa mia presentazione, per cui quello che vado qui a descrivere è semplicemente un riassunto delle raccomandazioni, di alcune raccomandazioni che a mio avviso sono molto importanti. Eccoci. La prima, evitare narrazioni transnormative. Nei loro incontri con i professionisti della salute, le persone TGNC riferiscono spesso di provare frustrazione causata dalle cosiddette narrazioni transnormative presenti sia nella società generale sia nel mondo della sanità. Una narrazione transnormativa è costituita dalle opinioni dominanti su cosa significhi essere transgender ed enfatizza un particolare ristretto insieme di stereotipi a cui ci si aspetta che tutte le persone transgender aderiscano. Un esempio di aspettativa stereotipata che viene attribuita alle persone TGNC è che tutte le persone transgender sposino una narrazione personale basata sul possedere un corpo sbagliato. Un'altra aspettativa, stereotipata molto comune, è molto vicino alla prima, è che tutte le persone transgender si pongono come obiettivo del loro percorso di transizione, affermazione di genere, quello di presentare ed essere percepite come, cisgender. Questo è il concetto di passing, ovvero come un individuo il cui senso di identità di genere corrisponde al sesso e al genere attribuitogli alla nascita. Un ultimo esempio è l'aspettativa che tutte le persone transgender richiedano cure mediche. Il superamento di queste narrazioni transnormative consente lo sviluppo di un approccio alla cura che non sia riparativo o richieda come presupposto di partenza un senso di insoddisfazione con il proprio corpo. La domanda allora diventa: come può un professionista della salute evitare di aderire a queste narrazioni transnormative? Presento di seguito una serie di raccomandazioni che possono aiutare ad evitare di aderire a queste narrazioni. Mantenere una mente aperta può sicuramente aiutare, attraverso l'ascolto attivo ed umiltà culturale, a comprendere le molteplici identità che un paziente può presentare, oltre che le sue esigenze uniche. In tal senso, è utile che il professionista chieda ai propri pazienti come vedono o come definiscono il loro genere e quali pronomi preferiscano usare per riferirsi a se stessi, invece di dare per scontato questi aspetti. Autoriflessione. Inoltre, al fine di praticare in maniera affermativa e validante con questa popolazione, il professionista è chiamato a lavorare prima di tutto su se stesso attraverso l'autoriflessione. Ciò significa riflettere sulla propria comprensione del concetto di genere al fine di identificare o superare eventuali pregiudizi nei confronti di questa popolazione. Ciò include anche la messa in discussione delle proprie idee su cosa significhi essere un uomo o una donna, giungendo così ad ampliare le definizioni di ruolo di genere e di espressione di genere ed esistendo dall'utilizzo di un sistema binario di genere. Evitare una posizione fittizia di neutralità. Brown ha osservato che il pregiudizio eterosessuale nella consulenza e nella psicoterapia può manifestarsi in una cecità nei confronti dell'orientamento sessuale. Ciò si manifesta in una presunta neutralità ed un rifiuto di prendere in considerazione le specificità legate all'appartenere ad una condizione di minoranza, sessuale.
Questa presunta neutralità da parte del professionista sembra avere una funzione difensiva in quanto appare aiutare il professionista stesso a far fronte alla propria confusione e frustrazione generata dall'identità ed espressione di genere dei loro pazienti. Educazione e competenze. Va ricordato che i pazienti TGNC non sono responsabili di educare i propri operatori della salute o di assisterli nella comprensione dei loro sentimenti relativi all'identità di genere. Ciò significa che il professionista dovrebbe già essere formato su questi argomenti. Non c'è una destinazione prefissata. Passando ora ad aspetti più legati alla pratica clinica con tale popolazione, è importante che non venga assunta a priori alcuna destinazione del trattamento e che non venga fatta alcuna pressione rispetto alla direzione del viaggio che i pazienti decideranno di intraprendere. Ciò si traduce nel non dare per scontato che tutti gli individui TGNC siano scontenti della propria identità di genere o presentano sintomi di disforia di genere e nel comprendere che non tutti questi pazienti si pongono come destinazione finale quella di passare come un uomo o come una donna. Il principio di autodeterminazione, che si traduce nell'offrire uno spazio in cui il paziente si senta libero di esprimere le proprie opinioni e desideri, dovrebbe essere sempre rispettato, in quanto va ricordato che il paziente conosce se stesso ed il proprio contesto. A questo proposito, va tenuto presente che i modi in cui le persone TGNC si presentano socialmente ed il modo in cui gestiscono la propria transizione possono essere sfumati e complessi. Questa diversità giustifica la necessità da parte della persona TGNC di condividere il loro percorso di transizione in maniera ed a livelli diversi, a seconda di molteplici fattori come la sicurezza personale, il contesto o l'ambiente in cui vive ed il tipo di relazione in questione. Queste sfumature possono essere colte attraverso un ascolto attivo, durante il processo di valutazione iniziale. Alcuni punti salienti da considerare durante la conduzione delle valutazioni iniziali, così come durante l'intero processo di trattamento, sono per esempio il retroterra culturale, razziale ed etnico, l'età, lo stato di disabilità, il contesto sociale in cui il paziente vive, la facilità o difficoltà di accesso ai servizi di transizione, la storia personale e di immigrazione, se presente. La raccolta di questo tipo di informazioni è utile al fine di identificare i fattori che potrebbero rappresentare un ostacolo al pieno coinvolgimento del paziente nel trattamento. Alleanza di lavoro. Inoltre, il processo valutativo serve anche a formare un'alleanza di lavoro fra paziente e professionista che faciliterà poi l'intero percorso. L'alleanza di lavoro può essere facilitata quando il professionista esprime comprensione ed empatia verso le esperienze di trauma, discriminazione, vittimizzazione e rifiuto vissuto dalle persone TGNC nel corso della loro vita, così come descritti nella teoria del minority stress. Trasparenza ed onestà. Una vera e propria alleanza di lavoro non può che fondarsi sulla trasparenza ed onestà da parte dei professionisti stessi riguardo il modo in cui la possibile presenza nel paziente di una diagnosi psichiatrica concomitante, ovvero la presenza di comorbidità, potrebbe ostacolare la transizione. Il timore di vedersi negato l'accesso ai servizi desiderati giustifica la reticenza dei pazienti TGNC a divulgare l'estensione della propria vittimizzazione passata, delle proprie aspettative future e della profondità della loro transfobia interiorizzata. Infine, le risorse. Infine, parte integrante del lavoro degli operatori della salute che lavorano in questo campo è l'essere informati sulle risorse esistenti per la popolazione TGNC nella comunità in cui operano.
La conoscenza e la condivisione di queste risorse sono di fondamentale importanza, in quanto queste possono aiutare i pazienti a superare le barriere che spesso incontrano nel loro percorso di affermazione di genere. Questo è il concetto di advocacy. Lo sviluppo di sentimenti di appartenenza e connessione con la comunità trans non aiuta soltanto a superare le barriere al trattamento, ma facilita anche l'accesso a fattori di resilienza attraverso la condivisione di esperienze, tra pari. Questo tipo di condivisione solitamente favorisce lo sviluppo di capacità di coping, a livello di gruppo. Per esempio, attraverso l'apprendimento di tali strategie, gli individui TGNC possono imparare competenze e ricevere il supporto necessario per attutire gli effetti della discriminazione e della violenza a cui sono spesso esposti. Vado ora a concludere. Secondo questo modello, che viene definito come modello affermativo dell'identità di genere, l'obiettivo del trattamento non è quello di riparare il genere, ma piuttosto quello di fornire alle persone transgender e di genere non conforme uno spazio sicuro e validante per esplorare ed esprimere il loro autentico genere e per costruire o rafforzare la resilienza di cui avranno bisogno per far fronte ad un mondo non sempre pronto ad accettarli. Altri obiettivi, sono alleviare lo stress derivante dall'appartenere ad una minoranza sessuale e sviluppare una rete di supporto sociale positivo intorno alla persona TGNC. Questo è il concetto di salute di genere, ovvero l'opportunità di vivere nel proprio genere in modo autentico, senza proibizioni o inibizioni, attraverso accettazione e sostegno. Parte integrante di questo approccio è la necessità da parte del professionista della salute di mettere in discussione le proprie opinioni rispetto al genere e di evitare di esporre il paziente ad un'esperienza invalidante del suo vissuto interiore. Infine, secondo questo modello, il modello affermativo, il professionista dovrà anche uscire dalla propria stanza di consultazione per relazionarsi con le istituzioni sociali in cui il paziente vive, al fine di agevolare la costruzione di un ambiente che sia il più sicuro ed inclusivo possibile per la sua espressione di genere. A tal fine, la collaborazione tra clinico e rete sociale in cui la persona TGNC lavora è fondamentale.